Ci sarebbe stata una struttura dei servizi segreti che avrebbe raccolto informazioni dettagliate durante tutta la stagione delle stragi e passo dopo passo durante la trattativa tra Stato e mafia. Una struttura che sospettano gli investigatori avrebbe avuto un referente altro tra gli 007 della CIA statunitense in Italia in quegli anni. È il nuovo capitolo dell'inchiesta sulle eventuali responsabilità di esponenti istituzionali nelle stragi del 92, nella trattativa tra Stato e mafia, sulla quale magistrati e investigatori della direzione investigativa Antimafia Nisseni pongono un rigido no comment, riservatezza d'obbligo, perché il personaggio che sarebbe stato in collegamento con la struttura dei servizi segreti durante quegli anni sospettano sarebbe stato proprio il capocentro della CIA in Italia, Duane Claridge. Oggi ha 80 anni, vive a San Diego, in California. Pochi mesi prima delle stragi lasciò l'incarico alla CIA, travolto da uno scandalo, e mise in piedi un'agenzia di spionaggio privata che è stata finanziata però dagli 007 americani sino a maggio dell'anno scorso. Il suo nome compare nelle carte italiane sulla strage di Ustica e sul mistero del famoso MiG libico trovato nella Sila, ma anche in inchieste internazionali, dal golpe di Pinochet in Cile alle ultime missioni militari in Afghanistan. Nessuno tra gli inquirenti lo indica come il signor Franco, evocato più volte da Massimo Ciancimino come il consigliere istituzionale più vicino al padre Vito durante i colloqui sulla trattativa, ma lo stesso Ciancimino, raggiunto al telefono, precisa: non è la prima volta che vedo quella foto, che conosco questo nome. Yeah.